anche perché se pareggia il Perugia con Fondi, noi con l'Aquila ci può stare, sì, no? Ci può stare che abbiamo pareggiato con l'Aquila, perché anche loro hanno fatto una bella partita oggi. Però io sono rammaricato perché noi oggi potevamo essere i primi, sono rammaricato per questo gol che ci hanno annullato. La partita nel secondo tempo è stata bellissima, abbiamo visto veramente un Catanzaro di alti livelli, abbiamo dato il massimo, anche se oggi noi eravamo privi di quattro giocatori importanti del Catanzaro, però allo stesso abbiamo dimostrato la forza del Catanzaro e ce l'abbiamo messo tutta veramente. E dobbiamo per forza essere contenti di questo pareggio, però anche se io a mio avviso la vittoria era meritata perché il gol annullato c'era. Peccato per questo Masini che ha sbagliato anche oggi questo rigore. Comunque la partita doveva andare così. Andiamo avanti, ci sono ancora 8 partite, poi alla fine per fortuna che il Perugia anche lui ha pareggiato, per cui pareggiare in casa con il Fondi, quindi possiamo ritenerci fortunati. Spero che domenica prossima a Vibo ci seguiranno tutti i nostri tifosi per dare coraggio ai nostri ragazzi che veramente ce la stanno mettendo tutta, e anche a noi, perché anche io quando mi vedo circondato di tanti tifosi mi sento veramente ricompensato di tutti i sacrifici che sto facendo, di tutto quello che sto facendo per Catanzaro, per i catanzaresi e per le tifoserie di Catanzaro. Presidente, ancora un arbitraggio abbastanza discutibile. Io non posso dare il mio giudizio perché sennò alla fine ogni volta ci lamentiamo e veniamo sempre penalizzati. Però penso che l'occhio di tutti ha visto il tipo di arbitraggio che c'è stato oggi. Non lo so, io non so cosa dire, perché noi fino ad oggi tutto quello che abbiamo l'abbiamo preso veramente con i denti e con le unghie, perché nessuno ci ha regalato niente e vedo che continuano a non darci niente, ma noi non è che vorremmo quello che non è nostro, perché noi non siamo abituati di vivere di cose altrui, noi vorremmo quello che è nostro, quello che è sacrosanto, perché una cosa sacrosanta è veramente un peccato è che una bella squadra, una bella società, una bella tifoseria come quella di Catanzaro venga penalizzata in questo modo. Non so cosa dire, signore. Prego. Ecco, poi oggi abbiamo avuto pure 2-3 infortunati, quindi a dire il vero dobbiamo essere anche contenti di come è andata la partita, perché sicuramente se ci fosse stato Quadri in campo, Danna, penso che la partita si sarebbe messa in un altro modo. Carbone che è dovuto uscire ai primi 2 minuti, 3 minuti, quindi questa è una cosa non positiva per noi, è una cosa negativa. Penso che Carbone qualcosa in più avrebbe dato oggi nel extra partita, lo striscione con la curva dedicato a Angelo Sorace. Lo sa che non l'ho visto, mi dispiace. Mi dispiace, io sono sincero, non l'ho visto e quindi ringraziamo, sì, cosa c'era scritto che non ho visto? Perché ero immerso nella partita. Che è entrato in punta di piedi e da grande professionista si è fatto amare. Bene, sono contento, penso che questo successo che stiamo avendo non è solo grazie al presidente Cosentino, ma soprattutto dobbiamo ringraziare il nostro mister Cozza che veramente sta facendo di tutto e non ne sbaglia mancuna, azzecca tutto. Poi anche tutti gli altri collaboratori, Angelo Soraci, tutto lo staff tecnico e anche il presidente si deve prendere pure qualche piccolo merito, perché penso di aver dato tanto a Catanzaro e di continuare a dare il massimo fino a che avremo forza. Noi non abbandoneremo mai i nostri ragazzi. Grazie. Grazie a voi.